Bene, ancora buonasera a tutti, grazie di avermi ospitato, grazie di essere qui, sono contento, visto che avete pagato il prezzo del biglietto, era bello salato, quindi sono contento di vedervi comunque numerosi. E vedo che alcune facce sono un po', no, con la faccia verso, stanno evitando il mio sguardo, perché io avevo lasciato dei compiti delle vacanze, e poi si vede che un po' di panettoni hanno annebbiato anche elementi più eccessi del circolo. Il mio compito era in pratica un quesito, avevo proposto un esercizio mentale, avevo fatto vedere questa bellissima animazione di immagini reali che ci giungono da questo che è un ammasso globulare, e avevo provato a farvi immaginare lo scenario di un alieno che si muove nella sua navicella spaziale e arriva in rotta di collisione verso questo gigante del cielo pieno di stelle, in questo campo così denso di stelle, e la sua navicella è rotta, quindi lui attraversa il cuore di questo ammasso globulare, e il mio quesito era quali fossero le possibilità di sopravvivere per questo alieno in merito per esempio a uno scontro, con un possibile scontro con una stella in questo campo. Vi faccio notare che queste sono immagini reali, però è solo una sensazione quella di avvicinarsi all'ammasso globulare, nessuna navicella, nessuna sonda di nostra proprietà si è mai avvicinata così tanto all'ammasso globulare, è semplicemente un'immagine ad altissima risoluzione e stiamo facendo uno zoom in questo tipo di sistemi. Quindi questo è il quesito, quali sono le probabilità di scontrarsi con una stella per un alieno in rotta di collisione che attraversa senza controllo il centro di un ammasso globulare. Ora, per preparare questo intervento, questo breve seminario, ovviamente ci sono voluti anni e anni di studi su riviste specialistiche, su libri e fonti super attendibili, e quindi quello che vi dico questa sera, diciamo, è a una base fondata, però il mio obiettivo non è tanto rigurgitarvi tutte le nozioni che ho appreso in questi anni, ma piuttosto darvi una prospettiva leggermente diversa, perché penso che appunto le informazioni di base siano a disposizione di tutti ormai, e quindi non è quella la parte interessante. Mi piacerebbe invece porre l'accento su questioni che rappresentano un po' più il punto di vista della ricerca e l'interesse che hanno gli scienziati in generale per questo genere di sistemi che ci sono nell'universo. Quindi non vi dirò cosa sono gli ammassi globulari, state tranquilli, non vi dirò che sono sottostrutture di galassie, cioè se immaginiamo questa essere una tipica galassia che ha una geometria a disco come la nostra galassia nella quale c'è il nostro Sole, gli ammassi globulari sono appunto sottostrutture di stelle che orbitano intorno nell'alone di queste galassie, quindi sono ospitati generalmente dalle galassie, e per esempio la nostra galassia ne conta 150 di ammassi globulari intorno a questo numero. Non vi dirò che se prendo un singolo soggetto, un singolo ammasso globulare, questo ha al suo interno qualcosa come circa un milione di stelle che sono generalmente impacchettate in una sfera immaginaria che ha diciamo un'estensione tipica di una trentina di anni luce. Ecco, per chi non fosse familiare con l'anno luce, diciamo l'anno luce è la misura di distanza, l'unità di misura di distanza che si usa in astrofisica, ed equivale a circa 10 trilioni di chilometri, quindi se non siete familiari, non penso che adesso lo sarete a maggior ragione, perché è una misura spaventosamente alta. E infine non vi dirò che le stelle di questi sistemi hanno più di 12 miliardi di anni, cioè questi sono oggetti molto antichi nell'universo, con una vita, un'età comparabile addirittura con l'età stessa dell'universo, che è poco più di 13 miliardi di anni. Quindi non vi dirò niente di tutto ciò, nei prossimi 30 minuti circa cercherò di convincervi del fatto che gli ammassi globulari spaccano, e ho lasciato un po' di ambiguità non a caso, perché io lo intendo come spare, nel senso ci stanno dentro, sono interessanti. Poi mi direte voi alla fine dei 30 minuti, insomma, come la intendete questa frase.
Quindi sono partito dall'alieno, dal quesito dell'alieno, e vorrei che tutti aveste in mente e foste incuriositi dalla fine che potrebbe fare l'alieno. Quindi abbiamo per adesso un 50-50 di possibilità, se non avete fatto i compiti a casa. E quindi vorrei che manteneste questa curiosità nelle vostre menti, però ho deciso appunto di dividere questo intervento in tre parti principalmente. Una prima parte che verterà principalmente sull'evoluzione stellare, quindi andrò ad analizzare le singole stelle e a cercare di fare un riassunto breve di quello che è il ciclo vitale di una stella. Nella seconda parte parlerò invece un po' più di dinamica stellare, quindi cercare di capire la singola stella immersa in un certo ambiente, che è l'ambiente degli ammassi globulari, un sistema di stelle. E infine nella terza parte vi parlerò brevissimamente della mia ricerca, cercando di unificare quei due settori che anche storicamente nello studio degli ammassi globulari hanno iniziato come due settori separati, ma poi per forza di cose si sono dovuti unire per diciamo arrivare alla ricerca attuale, all'interesse attuale verso questi sistemi. Ovviamente, ripeto, teniamo in mente questo filologico conduttore, che se vogliamo una riformulazione del quesito è quale è di fatto l'ecologia delle popolazioni stellari negli ammassi globulari. Quindi cercheremo di rispondere principalmente a questa domanda. Quindi parlo brevemente, sono convinto che molti di voi ne sanno molto più di me su questi argomenti, però giusto per porre l'accento su qualche cosa che mi interessa nel proseguo dell'intervento, brevissimamente una stella, qua abbiamo una bellissima illustrazione, scusate per l'inglese, ma l'illustrazione è molto bella. E qua vediamo appunto in questa parte sinistra dell'illustrazione una serie di protostelle, di quelli che sono, diciamo i primi stadi dell'evoluzione stellare, che inizia sostanzialmente da una nube di gas molecolare. Una nube di gas molecolare che sotto certe condizioni di densità e sotto certe lunghezze scale inizia a collassare per l'effetto della gravità. Questo collasso procederebbe, diciamo, incontrastato se a un certo punto, appunto, l'azione della gravità non fosse placata dall'innesco di reazioni nucleari all'interno dei nuclei di queste protostelle. Quello che succede è che con il collasso si raggiungono densità tali al centro di queste protostelle e temperature tali da innescare vere e proprie reazioni nucleari, e quindi come se fossero delle bombe atomiche che dentro il cuore della stella danno una forza di pressione che si oppone al collasso gravitazionale. Il risultato netto è una stella stabile in cui c'è la gravità che tenderebbe naturalmente a comprimere il sistema fino a farlo collassare eventualmente in un punto, ma questa gravità è contrastata perfettamente e bilanciata dalle reazioni nucleari all'interno delle stelle. E questa è sostanzialmente la prima fase della vita di una stella, quando questa innesca queste reazioni nucleari. E il parametro importante da tenere in considerazione in questa prima fase è ovviamente la massa iniziale che la stella ha a disposizione, la massa, la quantità di materia, il gas che dà origine a questa stella, perché questo poi è determinante per tutta l'evoluzione che vediamo in questa illustrazione va verso la nostra destra, cioè verso l'asse orizzontale. A seconda della massa, che qua sono protostelle e stelle molto piccole, qua dei giganti, avremo un tipo di evoluzione diversa. Sostanzialmente quello che accade è che la stella rimane stabile per molto tempo. Quanto tempo? Beh, dipende, ripeto, dalla massa iniziale. Le stelle più grandi sicuramente vivono molto meno, ovvero bruciano il combustibile nucleare nel loro nucleo molto più in fretta rispetto a stelle decisamente più piccole, stelle come il Sole. Questo è il ciclo vitale del Sole. Per intenderci, il Sole può vivere bruciando combustibile, stelle come il Sole
vivono bruciando combustibile per una decina di miliardi di anni, mentre bastano poche centinaia di milioni di anni alle stelle più massicce per bruciare tutto il combustibile nucleare che hanno nel loro nucleo. Quello che succede alla fine di questa fase, che ripeto, dipende, la cui lunghezza dipende dalla massa iniziale, è una rapida fase in cui possono succedere anche cose catastrofiche. Generalmente quello che accade è che si ha un'espansione delle regioni esterne della stella e una contrazione del nucleo. Le reazioni nucleari non sono, cessano, e quindi non c'è nessuna forza che contrasta la gravità che tende a far collassare il nucleo, e quello che accade eventualmente è una fine catastrofica, come gli eventi tra i più energetici del cosmo, che sono le esplosioni di supernova. Questo accade per stelle più massicce del Sole. Il Sole ha una fine un po' più blanda, con una nebulosa planetaria. Ma quello che mi interessa è appunto il nucleo della stella, che procede ancora incontrastato per un altro po', fino a quando altri tipi di forze, che non sto qui a dirvi in dettaglio, però esistono, hanno una spiegazione di natura di fisica quantistica, contribuiscono a bloccare il collasso. E quindi avremo altri tipi di stelle stabili, che sono le nane bianche. Il Sole diventerà una nana bianca, oppure stelle di neutroni, stelle un po' più massicce del Sole, avranno a un certo punto, e una stella di neutroni è molto piccola, perché dobbiamo immaginarci la massa di un Sole compressa fino al punto di avere un'estensione di qualche decina di chilometro, quindi cose assolutamente impensabili, però a quel livello abbiamo una forza che riesce comunque a contrastare la gravità e a rendere questi resti di stelle, questi stati finali, stabili per il proseguio della vita di queste stelle. Vorrei porre l'accento però su un altro particolare prodotto dell'evoluzione stellare, che sono appunto questi signori qua, i buchi neri. Perché quando non esiste alcuna forza in grado di contrastare la gravità, e questo accade per stelle molto massicce, quello che succede è che la gravità ha il sopravvento e la stella, quel che rimane della stella, poche decine di volte la massa del Sole, collassa in un unico punto dell'universo e dà vita al buco nero. Per chi di voi non fosse familiare col buco nero, provo a spiegarlo in maniera molto astratta, ma secondo me, cioè, secondo tutti probabilmente è la definizione esatta di buco nero. Immaginiamoci appunto una stella classica, con un'estensione finita, come può essere il Sole appunto, o qualcosa di più grande del Sole, e immaginiamoci appunto una navicella che cerca di sfuggire all'attrazione gravitazionale di questa stella. Ovviamente quello che farà è accendere i motori e dare una spinta in direzione opposta al centro di attrazione gravitazionale, e la velocità che dovrà avere per sfuggire all'attrazione dipenderà ovviamente dalla massa di questo oggetto, ma sarà una velocità contenuta, ovvero minore del limite fisico che abbiamo in natura possibile per qualsiasi oggetto, che è la velocità della luce, 300.000 km al secondo. Cosa succede se io prendo questa massa, questa stella in questa rappresentazione, e la faccio collassare? Ripeto, stessa massa, però semplicemente con un'estensione più ridotta. Ottengo qualcosa di questo genere, e allo stesso modo, se io mi trovo sulla navicella, adesso se sono sulla superficie di questo oggetto sono molto più vicino al centro di attrazione gravitazionale, e per come funziona la gravità avrò bisogno di una velocità molto più grande per uscire da questo oggetto, perché mi trovo molto più vicino al centro di attrazione gravitazionale, e quindi mi ci vorrà in questo esempio una velocità sostenuta, cioè prossima alla velocità della luce. Non ho ancora formato un buco nero, perché un buco nero si forma quando sono in una condizione tale per cui, se mi metto sulla superficie di questo oggetto, la velocità che ho bisogno per sfuggire all'attrazione gravitazionale è maggiore di questo limite fisico, e quindi nulla può sfuggire
dalla superficie, che se vogliamo è una cosa molto degenere perché il buco nero è un punto, del buco nero, neanche la luce stessa che va alla velocità della luce. Quindi se io mi mettessi là con questo laser sulla superficie del buco nero, neanche la luce del laser riuscirebbe ad uscirne. Quindi questa è la definizione di fatto molto semplificata di un buco nero. Qualsiasi massa che è ridotta ad un punto, collassa in un punto, diventa di fatto un buco nero. Però ripeto, fino adesso ho un po' tradito le vostre aspettative perché un po' di Wikipedia l'ho sputata, ma quello che mi preme in questo caso è porre l'accento su come si è arrivati a capire queste cose sull'evoluzione stellare, perché di certo capirete che nessuno si è mai messo là per 10 miliardi di anni a vedere il ciclo vitale di una stella, non sarebbe possibile. Quindi quello che si fa e quello che è possibile fare in astronomia, ovviamente avendo un tempo limitato di osservazioni, è considerare una statistica, cioè è come se un alieno venisse sulla Terra, volesse capire, lo so, mi piacciono gli alieni, volesse capire il ciclo di vita di un uomo avendo pochi minuti. Ovviamente non potrebbe star là a vedere 80 anni di ciclo vitale di un uomo, e quindi quello che fa è scattare una fotografia a una popolazione di uomini, vedrà gente giovane, gente adulta e gente vecchia, e si farà più o meno l'idea di quello che è il ciclo vitale di un uomo. Così lo stesso facciamo per le stelle, e lo facciamo attraverso questi strumenti, che sono strumenti molto importanti, questi diagrammi colore e magnitudine, diagrammi HR, che ho letto preparando un po' questo intervento e mi è piaciuto come analogia, stanno un po' all'astronomia come la tavola periodica sta alla chimica, quindi sono decisamente importanti nell'astronomia. E vi prometto, questo è uno dei pochi grafici, però lo spieghiamo a fondo. Qua sull'asse orizzontale rappresento la temperatura, o quella che osservativamente viene chiamata il colore di una stella, mentre sull'asse verticale la sua luminosità. Come piace fare spesso agli astronomi, a sinistra ci sono le cose calde, gli piace scambiare gli assi, e a destra ci sono le cose fredde, quindi poco, con una bassa temperatura, in alto ci sono le cose molto luminose e in basso le cose poco luminose. Quello che faccio con un diagramma HR è prendere una stella, misurarne la sua temperatura, misurarne la sua luminosità e disegnare un punto in questo grafico. Questo è semplicemente un diagramma HR con la rappresentazione di una singola stella. Ne aggiungo un'altra, questa qua, decisamente molto più luminosa di questa, vedete dove è nel grafico, e molto più calda di questa. Ho disegnato due stelle nel diagramma HR. Mi porto avanti, ne disegno tante, tutte quelle che abbiamo a disposizione, come ripeto, una popolazione di stelle. E la cosa che noto è che questo diagramma non si popola uniformemente, ovvero non vedo punti dappertutto, ma vedo delle zone vuote. Queste zone vuote indicano che non posso avere una stella fredda e luminosa in questo modo. Questa zona vuota indica che qua non ci sono stelle, non le osserverò mai. Ovvero che c'è una stretta correlazione, che è una correlazione fisica, tra la luminosità di una stella e la sua temperatura. Questo grafico non viene popolato uniformemente, ma prevalentemente su questa banda, diciamo in questo grafico, questa banda diagonale. E ripeto, qualsiasi teoria di evoluzione stellare deve spiegare questa correlazione, che è una correlazione fisica, è qualcosa che correla due proprietà importanti delle stelle, quindi rappresenta un banco di prova, un test fondamentale per qualsiasi teoria di evoluzione stellare. E infatti qua troviamo, diciamo, i cicli vitali delle stelle di cui ho parlato prima, e in particolar modo quando una stella brucia, è nella fase in cui brucia combustibile nucleare nel suo nucleo, si trova su questa banda, su questa sequenza che viene chiamata sequenza principale. Quando poi inizia la fase turbolenta, che ha smesso di bruciare idrogeno nel nucleo e altri materiali elementari, inizia la fase di gigante, quindi troviamo delle stelle in questa fase, poche perché questa è una fase breve, quindi statisticamente è improbabile trovare una stella in questa zona, e poi qua troviamo anche
delle stelle molto calde ma poco luminose, che sono le nane bianche. Ovviamente buchi neri e stelle di neutroni non ci sono in questo grafico, perché per ovvie ragioni non sono luminose, soprattutto i buchi neri. Si fanno osservare tramite altri effetti. Ripeto, i diagrammi HR sono fondamentali e ci dicono qualcosa sulle proprietà delle stelle, rappresentano un buon banco di prova per ogni teoria dell'evoluzione stellare. Gli ammassi globulari hanno una particolarità. Ho rappresentato qua di nuovo un diagramma HR, ma questa volta ho rappresentato un diagramma HR tipico per un ammasso globulare. Qual è la particolarità? Che tutte le stelle in un ammasso globulare, se mi focalizzo, sono più o meno nate nello stesso periodo. E quindi cosa accade? Accade che ho tutte le stelle dell'illustrazione che vi ho mostrato, con diverse masse, che sono partite nello stesso momento. E quindi avrò stelle piccole, di piccola massa, che continuano a vivere, a bruciare il loro combustibile, ma le stelle massicce hanno già fatto tutto il loro ciclo vitale, sono già morte, sono già diventate buchi neri o stelle di neutroni o nane bianche. E quindi la sequenza principale sembra interrompersi, ovvero ci sono le stelle poco luminose, quelle poco massicce, che stanno ancora nella sequenza principale, ma poi c'è questo punto di turn-off, chiamato, dove la sequenza principale si interrompe. Tutte le cose più massicce, che sono nella parte alta, sono le cose più luminose, hanno lasciato la sequenza principale e non si trovano più in questo grafico. Alcune, queste qua, iniziano a diventare delle giganti rosse, per poi diventare resti, appunto, nane bianche, e quanto abbiamo detto. E allora qual è il punto di svolta degli ammassi globulari di cui parlo, quello della metà del secolo scorso? Il punto di svolta è quando appunto si è scoperto, questo è tutto in linea con le teorie di evoluzione stellare, ma a un certo punto si è scoperta questa classe di oggetti che sembra quasi estendere la sequenza principale. E questa classe di oggetti non è spiegabile attraverso il ciclo evolutivo che vi ho spiegato fino adesso. È una classe di oggetti che appunto sono molto più luminosi delle stelle di sequenza principale, sono chiamati Blue Stragglers, vagabondi blu, è la traduzione orribile in italiano, ma appunto sono oggetti che possono essere spiegati solo prendendo in considerazione l'ambiente in cui vivono le stelle, perché di fatto una delle teorie più accreditate per spiegare questa classe di oggetti è quella che sono il prodotto, il risultato di una collisione diretta di due stelle. E questo è un evento molto raro nell'universo, un evento che può essere possibile e sicuramente è più probabile in ambienti densi di stelle come gli ammassi globulari. E quindi è arrivato a un certo punto, questo è il punto di svolta, in cui l'evoluzione stellare non basta più a spiegare gli oggetti e l'ecologia di stelle che ci sono nell'ammasso globulare, ma ci vuole la connessione con la dinamica stellare, con l'ambiente in cui vivono queste stelle. E quindi vorrei parlare, senza dare grandi numeri, ma solo una sensazione, della densità di stelle in un ammasso globulare. Perché tutti... non so se si vede chiaramente, però questa dovrebbe essere una regione di spazio intorno al Sole. Diciamo, la stella più vicina al Sole è Alfa Centauri, a circa 4 anni luce. Quindi prendiamo questa come segmento che definisce questa distanza. E allora abbiamo un cubo, una regione dell'universo che ha un lato che è 5 volte circa questa distanza. Quindi veramente vicino, astronomicamente parlando, al Sole. Beh, con le densità che registriamo vicino al Sole, in questa regione di spazio ci mettiamo una decina di stelle, non di più. Questa è la densità di un ammasso globulare. Decisamente più stelle, almeno 500 volte più stelle nella stessa porzione di volume. Quindi sono densità spaventose, lo vedete anche con i vostri occhi. A volte si arriva anche a 10.000 volte più grande la densità di un ammasso globulare rispetto che a zone più diciamo tipiche nella galassia.
E quindi capite anche voi che in questo ambiente qua è molto più facile creare oggetti esotici, come vengono chiamati. E vi do un'altra sensazione, un'altra frase importante, perché pur contenendo lo 0.1% di tutte le stelle della galassia, gli ammassi globulari hanno al loro interno più del 10% delle sorgenti X che si osservano nella galassia. Ora, le sorgenti X sono sorgenti di radiazione X e sono spesso associati a fenomeni di questo genere, a oggetti esotici, come per esempio le millisecond pulsars, che sono delle stelle di neutroni, che nella loro vita hanno avuto l'opportunità di catturare una stella di sequenza principale, e questo catturare, sottolineo, è possibile solo in un ambiente denso, o è molto più probabile in un ambiente denso come un ammasso globulare. Quindi stelle di neutroni che catturano una stella di sequenza principale e accrescono il materiale della stella nella stella di neutroni. Questo gli dà la possibilità di accrescere, cioè di prendere del gas e accrescere come stella di neutroni, e il gas che viene trasferito solitamente è una buona sorgente di radiazione X che poi viene osservata con i nostri telescopi dedicati. Millisecond pulsar perché hanno velocità molto elevate dovute al fatto appunto che questo meccanismo ha accelerato la loro rotazione. E ripeto, negli ammassi globulari c'è un'alta concentrazione di questi oggetti rispetto al resto della galassia. Ci sono anche binari di stelle di neutroni, anche qua oggetti decisamente più rari nel resto della galassia, perché potete pensare che la fine di una stella con l'esplosione di supernova sia poco favorevole per mantenere magari un sistema di stelle che inizialmente era binario. Quindi formare due stelle di neutroni nella stessa regione dell'universo è abbastanza difficile. Quindi queste probabilmente si sono formate in due regioni distinte, poi la dinamica le ha portate a catturarsi a un certo punto e diventare un sistema stabile, e quindi formare binari di stelle di neutroni. O ancora binari di buchi neri, stessa premessa di prima, oggetti molto rari magari in altre parti dell'universo. Qua negli ammassi globulari sicuramente c'è molta più presenza di questi oggetti. Tra l'altro queste due classi di oggetti sono molto importanti nelle recenti osservazioni di onde gravitazionali, perché la fusione di due buchi neri che ruotano uno intorno all'altro, intorno al centro di massa comune, sia di stelle di neutroni sia di buchi neri, è una sorgente molto importante di onde gravitazionali. Se avete sentito negli ultimi anni, le prime osservazioni di onde gravitazionali si riferiscono proprio a questi due tipi di eventi. Quindi ho parlato appunto delle popolazioni esotiche negli ammassi globulari, di cosa possiamo trovare, prodotti dell'evoluzione stellare, ma anche prodotti della dinamica vera e propria delle stelle, dell'ambiente in cui queste stelle vivono. E mi piacerebbe qua citare un pochino la mia ricerca, che è focalizzata sulla ricerca di un'altra classe di oggetti che probabilmente non è di origine stellare. Noi nell'universo conosciamo due tipi di buchi neri. Ci sono i buchi neri stellari, di cui abbiamo parlato, che hanno una massa che è circa 60 o poco più volte la massa del Sole, possono arrivare fino a queste masse. Conosciamo i buchi neri supermassicci, sono buchi neri decisamente più grandi, parliamo di più di 1 milione di volte la massa del Sole, anche miliardi di volte la massa del Sole, e questi si trovano sostanzialmente al centro della nostra galassia, al centro delle galassie in generale e della nostra galassia in particolare. Per molti anni si è parlato di una classe intermedia che potesse fare un po' da collegamento tra queste due popolazioni note di buchi neri. Ancora non ci sono prove schiaccianti della presenza e dell'esistenza di questa classe di buchi neri. E gli ammassi globulari sono proprio stati indicati come un posto ideale dove formare questo genere di oggetti. Ci sono però delle sfide osservative a cercare di scovare questi mostri dell'universo.
Vi citerò alcune tecniche che hanno funzionato per l'altro genere di popolazioni di buchi neri. Ve ne ho già parlato, l'emissione da parte di onde elettromagnetiche da parte del gas, cioè c'è un disco di accrescimento, così definito, del gas che accresce nel buco nero, e questo è un meccanismo molto efficiente in natura per convertire l'energia gravitazionale di questo gas che ruota intorno al buco nero in onde elettromagnetiche. E quindi noi possiamo vedere la controparte del gas che emette onde radio e onde X e ci dà delle indicazioni sul buco nero che è presente in quel sistema. Questo è un metodo indiretto che abbiamo per scovare buchi neri, soprattutto stellari. Tuttavia, negli ammassi globulari il nostro problema è che abbiamo poco gas, sono sostanzialmente tutte stelle, quindi scovare questi oggetti è molto complicato in un vecchio ammasso globulare. Un altro metodo che ha funzionato invece per i buchi neri super massicci, e in particolar modo per il nostro, per il buco nero che c'è al centro della nostra galassia, Sagittarius A, è quello di studiare i moti individuali delle stelle. Questa illustrazione vi dà un attimino il senso. Io, per il nostro buco nero supermassiccio, quello che si è fatto è osservare per una dozzina d'anni delle stelle molto vicine a quelle che oggi sappiamo essere un buco nero supermassiccio e risolvere interamente l'orbita di rotazione di queste stelle. Intorno al nulla pensavamo, ma dopo che appunto abbiamo risolto tutta l'orbita completa, abbiamo fatto due conti, hanno fatto due conti e hanno capito che là in mezzo c'era un buco nero supermassiccio, proprio per spiegare la velocità e l'orbita di queste stelle. Se si prova a fare la stessa cosa con gli ammassi globulari è un po' più difficile, perché prima di tutto per fare uno studio di questo genere devo risolvere quest'orbita nel mio telescopio, cioè questa è un'orbita ovviamente con una certa diciamo estensione apparente, e quindi utilizzando un telescopio ad altissima risoluzione nell'ottico Hubble potrei arrivare fino a un certo limite che è imposto dal mio strumento. A quel limite lì, se mi immagino di avere una stella che gira intorno a un buco nero di massa intermedia, quindi diciamo tipicamente 1000 masse solari, quella stella impiegherebbe 200 anni per completare un'orbita che può essere risolta da Hubble. Quindi anche qua c'è un problema di tempo. È difficile veramente, nel caso ci fossero e nel caso riuscissimo a risolvere queste orbite, completare l'orbita della stella. Onde gravitazionali, ne abbiamo già parlato, potrebbero esserci eventi, anzi li vediamo nelle nostre simulazioni teoriche, questi eventi in cui c'è il buco nero di massa intermedia e ci sono altri oggetti compatti che gli ruotano attorno, formano un sistema binario, si fondono con lo stesso buco nero, e questo potrebbe essere origine di onde gravitazionali. Però anche qua forse è ancora presto per avere prove schiaccianti a riguardo, e soprattutto c'è un'altra complicazione che è dovuta al fatto che l'ampiezza dell'onda gravitazionale è decisamente maggiore per un processo in cui le due masse in gioco sono simili. Quando ce n'è una molto più grande dell'altra è difficile da vedere come segnale, è molto più debole come segnale, quindi ci sono un po' di complicazioni anche qua. L'ultimo metodo per scovare i buchi neri di massa intermedia è studiare il moto collettivo delle stelle. È diverso da questo si prendeva la singola stella e si guardava per anni. Quello che si fa invece in questo metodo è fare una foto dell'ammasso globulare, si vedono i moti, si calcolano le velocità delle singole stelle e si cerca di quantificare il moto caotico di queste stelle, ovvero si prende una velocità media e si quantifica di quanto ogni stella ha una velocità che differisce da questa media. Ovviamente più è grande la differenza della velocità tipica dalla velocità media, più il moto è caotico. Cosa succede? Che quello che succede appunto nelle nostre simulazioni numeriche è che se metto un buco nero di massa intermedia
il moto diventa ancora più caotico di come sarebbe senza il buco nero. E quindi questo potrebbe essere un ottimo indicatore. Se io vado a studiare il moto collettivo delle stelle intorno a questo buco nero, dovrei trovare un maggiore caos nel caso ci fosse un buco nero. Anche qua ci sono delle complicazioni legate soprattutto a interpretare le osservazioni. Per esempio, non è assolutamente detto che il buco nero, se ci fosse, starebbe nel centro del sistema. Quindi ci sono un po' di problemi quantitativi per scovare i buchi neri con questo metodo. Quindi qual è quel, diciamo, il metodo utilizzato per cercare di trovare e di rafforzare queste tipologie di osservazioni indirette? Uno dei modi, che è quello che mi ha visto impegnato negli ultimi anni, è sviluppare simulazioni numeriche di questi ammassi globulari. Sono simulazioni che richiedono un potere computazionale veramente grande, perché qua vediamo un'animazione di quella che è appunto l'evoluzione di un ammasso globulare. Questa è una simulazione al computer, evidentemente, perché simula miliardi di anni di evoluzione in certi casi, e noi sappiamo che appunto se prendiamo due corpi e li facciamo interagire con la gravità, note le condizioni iniziali del nostro sistema, possiamo dire in qualsiasi momento come saranno le posizioni relative nel futuro. Già con tre corpi questo è impossibile, toglietelo dalla testa, bisogna utilizzare una calcolatrice, un calcolatore, un computer. Con un milione di corpi ci vuole un anno di calcolo sui moderni supercomputer. Quindi questo è per farvi capire l'entità di questo tipo di simulazioni, che non fanno altro che prendere la posizione relativa delle stelle e istante per istante calcolare il contributo di ogni stella su ciascuna stella, su ciascun'altra stella, e fare un aggiornamento di tutte le posizioni e ripetere il calcolo. Questo per miliardi di anni di simulazione. Ora, giusto per accennare al mio piccolissimo contributo, quello che abbiamo visto e cercato di fare è individuare dei metodi complementari a quei quattro che vi ho mostrato prima, per trovare nuovi indicatori, nuove osservabili che possono essere appunto utilizzate da attraverso moderni telescopi, che forniscano un'indicazione della presenza o meno di ammassi, di buchi neri super, di massa intermedia. E appunto uno di questi indicatori è legato a un fenomeno ben preciso e ben noto degli ammassi globulari, che è chiamato rilassamento, che vi spiego veramente in termini molto semplici. Immaginiamo una stella che si muove nello spazio infinito indisturbata, con una certa velocità si muoverà in linea retta indefinitivamente. Cosa succede se metto un'altra stella a disturbarla, una stella fissa? Quello che succederà alla traiettoria di questa stella iniziale è venire deflessa, perché sentirà un'attrazione verso questo oggetto. Ripeto, è così che funziona la gravità. Cosa succede adesso se metto un campo di stelle? È che questa deflessione avverrà un po' in tutte le direzioni. Se la mia stella è contornata da queste stelle, sentirà l'attrazione di una dell'altra, e di fatto la sua traiettoria probabilmente non cambierà, cioè gli effetti delle altre stelle verrà completamente annullato. Quello che non si annulla però è il cambiamento dell'energia cinetica di questa stella, che eventualmente perderà la memoria del suo moto iniziale per effetto di queste altre stelle di campo. Ora, questo è chiamato appunto rilassamento di un sistema dinamico, come può essere un ammasso globulare. E questo avviene dappertutto, anche nelle galassie. Il problema è che nelle galassie è molto lento e quindi si può totalmente trascurare, perché avviene su tempi scala decisamente maggiori della vita stessa della galassia, quindi possiamo trascurarlo, disinteressarcene completamente. Negli ammassi globulari invece è un processo veloce, soprattutto nel centro, è un processo che ha degli effetti significativi sull'energia cinetica e gravitazionale delle stelle.
E quindi vengo subito a qual è l'effetto del rilassamento in un ammasso globulare. Quello che ci aspettiamo di osservare, e che di fatto osserviamo, è che il sistema tende, si dice, a uno stato di equipartizione dell'energia cinetica. In poche parole è: stelle massicce rallentano e stelle leggere accelerano, questo mediamente. E questo comporta anche un altro effetto, noto come segregazione di massa, per cui le stelle massicce migrano verso le regioni interne, sono più concentrate, le stelle leggere migrano verso la periferia, stanno più all'esterno. E qual è allora dove entrano i buchi neri di massa intermedia in questo processo? Vediamo dalle nostre simulazioni numeriche che, mettendo un buco nero al centro del sistema, questo processo è fortemente rallentato rispetto a una situazione in cui il buco nero non c'è. Quindi andare ad osservare ammassi globulari, andare a quantificare questa segregazione di massa e vederne di meno rispetto a quanto ci si aspetta, potrebbe essere un'indicazione chiara della presenza di un buco nero di massa intermedia. Ripeto, questo è un modo complementare probabilmente rispetto agli altri, che si basa su qualcosa che di fatto possiamo osservare, che non è difficile, che non rappresenta una sfida impossibile per le moderne tecnologie. Tuttavia, è giusto citare anche i punti deboli di diciamo uno strumento, di una teoria: non è tutto oro quello che luccica, perché nelle nostre simulazioni complesse abbiamo anche l'evoluzione stellare, abbiamo anche la possibilità di considerare la perdita della massa da parte di ogni singola stella e la formazione di stelle di neutroni, buchi neri, che entrano a far parte appunto delle nostre simulazioni in maniera naturale. E quindi lo stesso effetto sul rilassamento che ha un buco nero di massa intermedia ce l'avrebbe anche una piccola popolazione di buchi neri stellari, e quindi questo rappresenta un grosso limite, perché non sappiamo distinguere nel caso le due cose: è un buco nero di massa intermedia o sono tanti buchi neri piccoli concentrati. Vedremo nelle prossime puntate cosa succederà. Faccio un breve riepilogo di quanto detto stasera. Abbiamo parlato appunto, volevamo rispondere al quesito dell'alieno, di quali oggetti in particolare può incontrare nella sua traversata di una massa globulare. Abbiamo visto i prodotti dell'evoluzione stellare, quelli che conoscete probabilmente tutti: stelle di sequenza principale, nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri, ma abbiamo visto anche i prodotti di dinamica stellare, che sono, non dico un'esclusiva, ma molto frequenti in ambienti stellari come gli ammassi globulari, che quindi rappresentano un punto di interesse per la comunità scientifica nei confronti di questi oggetti. Quindi abbiamo visto le stelle vagabonde blu, le millisecond pulsars, o binarie di stelle di neutroni o di buchi neri. C'è altro? Non lo sappiamo, stiamo cercando da decenni buchi neri di massa intermedia nelle ammassi globulari. Ci sono stati articoli che hanno provato a convincerci che ci fossero, ma anche articoli che screditavano gli altri, quindi ancora la situazione è un po' confusa a riguardo. Termino cercando di rispondere al quesito iniziale, quindi. Non volevo concludere con l'ultima slide con una formula, perché è veramente poco elegante, poi sarete tutti stanchi. Quindi ci terrei a darvi la soluzione, che per me è importante quanto la formula, perché innanzitutto toglie la vostra curiosità iniziale, ma poi mi aiuta a sottolineare un aspetto importante, che quando si fanno certe presentazioni, certi seminari, si tende ovviamente a parlare, no, di tutte le cose esotiche e belle che ci sono negli ammassi globulari, come di qualcosa che poi nella nostra testa sembra ce ne sono tanti, è sempre, l'universo è pieno di queste cose, ma l'universo è principalmente vuoto, cioè la distanza tra le stelle è veramente alta. Quindi ho cercato di convincervi della particolarità degli ammassi globulari
ma questa soluzione vi riporterà con i piedi per terra, perché nonostante le peculiari densità degli ammassi globulari, la probabilità di morire in un patto con la stella sono pochissime, una su 10 miliardi. Questo vi fa capire proprio che la dimensione stellare è nulla in confronto alle distanze interstellari che ci sono, nonostante le altissime densità degli ammassi globulari. Quindi vi lascio con la soluzione, vi ringrazio per l'attenzione. Sì. Paio. Sì. Allora, hai detto nella nostra galassia un 150? Eh? Sì, 150 massimo. Pensavo... Tra 150 e 160. E senti, come si formano gli ammassi globulari? È troppo lunga? Bella domanda, infatti ho fissato completamente sull'argomento. È uno dei... E poi ti faccio l'altra domanda. Come si formano i buchi neri di massa? No. È l'altro tallone che non sono, no, che invece non sono mai stati osservati comunque. Ci sono tentativi di dire, ma non c'è ancora una... soprattutto per quanto riguarda gli ammassi globulari non c'è ancora una... Ecco, quindi se puoi dire qualcosa sulla formazione degli ammassi globulari, sì. E se invece, collegandomi al lavoro di Lodato, sì. È mai stato osservato qualche pianeta extrasolare negli ammassi globulari? Allora, rispondo subito a questa domanda perché in realtà la risposta non la so, non mi soggiunge adesso alla mente un caso di pianeta extrasolare in un ammasso globulare. Sulla formazione invece, quindi non saprei proprio a riguardo, bisogna chiedere forse più al dato che sa dove sono i pianeti extrasolari. Invece per quanto riguarda la formazione di questi sistemi è molto controversa anche qua, però infatti le nostre simulazioni numeriche un po' se ne fregano della formazione, perché danno già per nati, li formano sotto certe condizioni che sono distribuzioni statistiche classiche, quelle che osserviamo negli ammassi globulari, che non dovrebbero cambiare molto dalla nascita, o comunque dovrebbero annullarsi, perché il rilassamento quello che fa è che di fatto, se anche partissi da un sistema in cui ho stelle uniformemente distribuite in un volume a caso, comunque poi evolve formando una bella palla sferica. Se metto le condizioni di densità di un ammasso globulare, il rilassamento rende la distribuzione delle stelle simile agli ammassi globulari che osserviamo. Quindi non è una cosa così fondamentale per quanto riguarda le nostre simulazioni, come si siano formati. Semplicemente noi formiamo le stelle in un certo istante, tutte più o meno nel certo istante. Per esempio argomento molto interessante degli ammassi globulari è quanto si è creduto per anni e anni, cioè che le stelle si formassero più o meno tutte nello stesso momento. Quello che mi ha mostrato il diagramma HR di un ammasso globulare generalmente indica quello, ma ci sono tecniche ormai talmente raffinate che permettono di vedere la presenza di due sequenze principali nell'ammasso globulare, due o più sequenze principali. Questo potrebbe per esempio essere l'indicazione di, si chiamano popolazioni stellari multiple, cioè eventi di creazione di stelle che magari hanno una distanza di milioni di anni l'uno dall'altro, ma si sono formate stelle di prima generazione e poi, poco dopo, altre stelle. Quindi ancora la presenza di queste generazioni di stelle a distanza comunque breve l'una dall'altra, ma che si misura questa distanza, è un mistero. Quindi questo riguarda sicuramente la formazione degli ammassi globulari. Ripeto, ci sono ancora molti dubbi a riguardo. Di certo non entra nelle teorie di dinamica stellare, o meglio, non è così impattante su quello che facciamo. Si può fare questo anche assumendo cose ragionevoli per la formazione. Se gli ammassi globulari hanno un particolare effetto sul resto della galassia oppure sulle
Se le circostanti crescono, si evolvono, sì. Più che altro è la galassia che ha particolari effetti sugli ammassi globulari. Per esempio ci sono fenomeni, uno probabilmente molto importante nella vita di un ammasso globulare, che è il fenomeno di disk shocking, cioè quando l'ammasso globulare ruotando attraversa il disco. Questo può avere conseguenze importanti nella dinamica, che però probabilmente dopo un po', per quanto riguarda i moti statistici delle stelle, ritorna nei ranghi, perché c'è, ripeto, il rilassamento. Quindi ci sono fenomeni di disk shocking, che però comunque sono fenomeni in cui, nonostante l'ammasso globulare passi attraverso il disco e quindi incontri proprio stelle del disco della galassia, comunque anche là scontri tra stelle sono decisamente rari. Quindi non provocano i danni che uno si può immaginare. E comunque dopo pochi centinaia di migliaia di anni l'ammasso globulare dovrebbe ristabilizzarsi a quella che è la sua condizione standard di equilibrio. Una sì. Domanda, in un sistema così denso, le onde d'urto generate dall'esplosione di una stella possono avere un'influenza sulle altre stelle vicine oppure... Allora, no, sostanzialmente le ricette di evoluzione stellare che usiamo noi sono sostanzialmente ricette che trasformano la stella e le fanno perdere la massa. Questo perché, non so, il materiale che viene espulso con una supernova, per esempio, ha velocità molto maggiore rispetto alla velocità di fuga dell'ammasso globulare stesso, quindi in poco tempo viene scaraventato fuori dal sistema. Quindi è per quello che di solito viene trascurato questo effetto. Quindi la risposta penso sia trascurabile. Scusa, le distanze tipiche tra le stelle di un ammasso globulare che variano, perché diciamo che verso il centro sono più 10.000 stelle in un parsec cubo, la distanza penso sia una frazione comunque di anno luce l'una dall'altra, distanza tipica. Ah, ecco, quindi sono più vicine di un anno luce. Frazione. Ecco, volevo chiederti una cosa. Sì. Quello che hai detto mi ha fatto tornare alla mente una notizia che ho letto qualche tempo fa, che hanno trovato una sorta di stella gemella del nostro Sole, quindi è possibile che anche il Sole facesse parte o faccia parte di un ammasso globulare? No, perché sono zone diverse proprio, della galassia. Il Sole è nel disco, gli ammassi globulari si trovano nell'alone. Quindi ah, ecco, no. Non so se l'avevi detto, non l'avevo capito. Hai fatto vedere all'inizio. È tra le cose che non volevo dire. tra le cose che non ho detto, quindi siete assolutamente giustificati perché non l'ho detto. Si capiva dal disegno, si doveva capire dal disegno. Questa è una galassia, questo è il disco visto d'Italia. Non l'ha disegnato. Questo è il disco visto d'Italia, cioè se potessi girare questa immagine vedrei la spirale bellissima della nostra galassia. Okay? E quindi gli ammassi globulari stanno in una distribuzione più o meno sferica intorno alla galassia. Il Sole sta nel disco, gli ammassi globulari girano da tutt'altra parte. Però, giusto per darvi un'idea, questa distribuzione di ammassi globulari, certo, è servita storicamente a farci capire dove fosse il centro della galassia, quando ancora non avevamo le idee ben chiare, perché se uno vede appunto, immaginate di non conoscere la galassia e di conoscere solo la posizione di questi oggetti, adesso questa è un'illustrazione che ho fatto io su Keynote, ma vi dà l'idea che ci sia una distribuzione sferica intorno a un centro. E questo è quello che storicamente è stato fatto. Gli ammassi globulari sono distribuiti uniformemente e più o meno sfericamente intorno al centro galattico, quindi nella lune, fuori. Noi siamo troppo fuori rispetto al centro galattico, per quello. Noi siamo fuori, nel senso, però noi rimaniamo siamo nel disco, però. Rimaniamo nel disco. L'ammasso globulare è fuori dal disco. Come se fosse la nube di Oort nel sistema solare. Sì, diciamo che qua c'è materia della galassia che diciamo
ha un'influenza gravitazionale, principalmente materia oscura, ma diciamo non ci sono stelle o gas in questa zona. Il gas e le stelle sono tutte concentrate nel disco. In questa zona appunto c'è quello che viene definito alone galattico, e qua gli ammassi globulari risentono dell'attrazione gravitazionale. Infatti se ci fosse Norberto direbbe che quando osserviamo gli ammassi globulari difficilmente li troviamo nella Via Lattea. Certo. Ce ne sono, ma a parte che possono essere dietro, effettivamente dietro. Certo, però, e poi può avvenire il disk shocking che dicevo, quando l'ammasso globulare nella sua orbita, perché tutti questi qua orbitano intorno alla galassia, più o meno con un periodo che è quello del Sole, se vogliamo, perché alcuni sono più o meno alla stessa distanza dal centro galattico, all'ordine kiloparsec, migliaia di anni luce dal centro della galassia. E quindi dicevo, ognuno di questi orbita e può incontrare nella sua orbita il disco. Nella foto che hai fatto vedere all'inizio, quella dove veniva zoomata, sembra quasi che ci sia una specie di zona spopolata intorno all'ammasso globulare. Tornando indietro si vede una specie di... come se l'ammasso globulare fosse al centro di una macchia spopolata. Secondo me è solo... il cambio di strumento. Ah, okay. Perché questo è un wide field, poi secondo me si passa ad Hubble. Adesso si passerà tra poco ad Hubble. Ah, in questo momento sembra... Sgranatissimo, e adesso qua c'è Hubble, okay. E si vedono molto più stelle. Quindi solo un effetto... È un aspetto della risoluzione che cambia. Poi volevo chiedere se era all'interno. Diciamo, che aveva ripulito semplicemente la risoluzione di Hubble, che se fosse sarebbe di questo genere, e per andare in queste zone, che sono veramente molto affollate dal punto di vista osservativo. Andare nel vero centro di un ammasso globulare è molto, molto difficile risolvere le singole stelle. Sicuramente non si risolvono i sistemi binari. Ma comunque intorno a un ammasso globulare non ci saranno tante stelle. No, queste qua sono principalmente di campo, cioè sono stelle che non appartengono all'ammasso globulare. Non ce ne saranno molte, sicuramente. Non è una zona stellare. Si riesce a distinguere la singola sorgente di raggi X e identificarla precisamente all'interno di quelle densità lì? Sì. Sicuramente saranno concentrate, ma non per forza sono nel centro. Qua c'è una differenza spaventosa tra la densità nella periferia e la densità nel centro. Però appunto si riesce a fare. Come mai la galassia ha una forma a disco ed è tipica di tutte le galassie, mentre gli ammassi globulari hanno una forma sferica, cioè... Sì. Cosa innesca questi due tipi di forme e le mantiene? Allora, innanzitutto, per precisare, gli ammassi globulari si trovano intorno a qualsiasi tipo di galassia, anche galassie sferiche, quindi galassie di quel tipo. Quello che cambia sostanzialmente è appunto questo rilassamento di cui parlavo. Le galassie sono oggetti in cui... probabilmente la formazione iniziale, per come agisce la gravità, quello che accade quando del materiale accresce su un oggetto singolo che attrae è distribuirsi su un disco e dare una rotazione. Quando c'è una rotazione le cose stanno su un disco, quando c'è la gravità. Gli ammassi globulari non ruotano, sennò sarebbero schiacciati, almeno avrebbero una direzione polare privilegiata dove poi tutto ruota. Le stelle in un ammasso globulare ognuna ha la sua orbita intorno all'unico centro gravitazionale, quindi questa è la prima differenza. Gli ammassi globulari diciamo non ruotano in media, la galassia invece ha il disco che ovviamente ruota con un tipo di rotazione caratteristica, ed è un effetto appunto della gravità e dell'iniziale diciamo memoria del collasso, il fatto di avere una geometria a disco. Quindi la differenza è che uno ruota e l'altro no. Sì. Cioè, ruotando diventa, si schiaccia. Si appiattisce.